una boccata d'ossigeno per i comuni e la possibilità di fare qualche investimento in più, gli investimenti che sono in questi anni drammaticamente crollati proprio per l'applicazione di questo assurdo patto di stabilità, grazie alla regione trovano un minimo di opportunità in più. Direi che da questo governo per ora abbiamo avuto solo risposte negative, dalla richiesta di riesaminare subito il patto di stabilità alla richiesta di rivedere l'applicazione della TASI, che quest'anno così come è stata concordata è vergognosa. Ecco, si vanno a penalizzare i comuni che hanno cercato di tenere basse le aliquote, di tenere basse le tasse per i propri cittadini, a favore di quei comuni che invece hanno aumentato al massimo le tasse. È una cosa vergognosa, perché va anche da un punto di vista di messaggio nella direzione opposta a quella che stanno cercando tutti di fare. Chi abbassa le tasse viene penalizzato. L'anno scorso il bilancio preventivo l'abbiamo approvato al 30 novembre e tutti hanno riso di questa cosa. Quest'anno sono partiti con la massima dimostrazione di grande serietà e buona volontà, fissato il termine al 28 febbraio, è stato prorogato al 30 aprile, ma al 30 aprile non abbiamo ancora i dati dell'applicazione della TASI precisi, per cui è stato rinviato al 30 luglio, tenendo conto al 31 luglio, tenendo conto che molti comuni vanno in elezione, le elezioni saranno il 25 di maggio, è molto probabile, cioè è quasi certo che i comuni neoeletti non potranno approvare il bilancio entro il 30 di luglio, quindi anticipo che si andrà alla fine di settembre. È un'altra vergogna.